Al Palatagliate quest'anno mancherà l'esperienza ed il carisma del capitano Gianpaolo Drocker, ma già nel finale della scorsa stagione si è cominciata a delineare la figura del nuovo capitano, che dovrebbe essere Andrea Barzanti. Andrea, ci siamo lasciati all'ultima partita con un calcione del pallone verso il pubblico, una promozione meravigliosa. Di quella squadra te hai un po' l'anima e sei anche l'unico lucchese sopravvissuto. Che sensazioni hai per questa stagione? Sì, beh, senz'altro, l'annata dell'anno scorso è stata un'annata strepitosa. Gli episodi finali della partita rimarranno sempre impressi nella memoria mia e credo anche di tutte le persone che erano a vedere la partita. E niente, quest'anno è una bella responsabilità, l'unico lucchese, probabilmente sarò il nuovo capitano della squadra, una bella responsabilità e uno stimolo ancora in più per provare a coinvolgere tutto il pubblico lucchese e aiutare tutti i miei compagni a cercare di andare in un'unica direzione per provare a fare il meglio possibile. Un giocatore che è stato etichettato per i tiri ignoranti è stato Basile. Io nel piccolo ti vedo un po' su quella falsa riga, quel tiro che nessuno si aspetta, tutti si mettono le mani nei capelli, poi la palla va dentro. Che sensazione è essere questo giocatore per questa squadra? No, magari un paragone è un bel paragone, un paragone molto importante, però come dice sempre anche il nostro coach, ogni tanto un tiro così ci può stare. Poi se entra hai ragione, il problema è se lo sbagli che là magari vieni sgridato. Però fa parte anche delle mie caratteristiche di gioco, così un tiro ogni tanto che nessuno si aspetta, magari a difesa ancora non pronta, non schierata, se va bene, se non va è un pochino più un problema. Difficile pensare che Barzanti possa rinunciare a qualche bomba delle sue, anche dopo che a tutti gli effetti sarà diventato il capitano biancorosso e francamente crediamo non se lo auguri il pubblico del Palatagliate.